cristalli sono cristalli che contengono diverse specie cristallizzate assieme. Ovvero, normalmente si pensa al cristallo come un modo di purificare una sostanza, perché in un cristallo le molecole si riconoscono, riconoscono le proprie simili, le proprie sorelle, le gemelle, e si assemblano grazie a delle interazioni specifiche ordinate in una quindi struttura ripetitiva contenente tutte entità uguali. Nei ecocristalli si raggiunge la stabilizzazione del sistema grazie al contributo di due molecole diverse che instaurano tra di loro delle interazioni forti, stabilizzanti, e quindi invece di cristallizzare separatamente, ognuna a casa sua, condividono la stessa casa e formano un'unica struttura cristallina, ordinata, ripetitiva, basata su interazioni eteromolecolari, quindi tra molecole diverse. Un esempio, questa molecola, il timolo, quindi è un'essenza, l'olio di timo, ha un gruppo H, quindi probabilmente quando si trova con altre molecole uguali farà un legame idrogeno OH-OH, e quindi tutte le molecole si mettono assieme in modo ordinato in un cristallo di timolo. Ma quando il timolo viene avvicinato a quest'altra molecola che ha un azoto e quindi può fare un legame idrogeno HN più forte di quello che il timolo farebbe con se stesso, le due molecole si associano. E una volta creata questa associazione, questa viene ripetuta nel cristallo. Questo è un ecocristallo, cioè un cristallo formato da due componenti che cooperano per dare un'unica struttura. Non c'è niente di sorprendente nel fatto che un materiale si può stabilizzare in questo modo, perché la stabilizzazione è dovuta alla forza di queste interazioni che si formano, e se l'interazione tra le due molecole diverse è più forte, più stabilizzata rispetto a quella delle molecole separate, è naturale che si formi un ecocristallo. Dov'è che è nato l'interesse veramente esplosivo verso i ecocristalli negli ultimi decenni? È nato nel rendersi conto che, grazie alla combinazione di molecole diverse, grazie allo studio delle interazioni che permette di disegnare composti in cui le molecole diverse possono interagire e co-cristallizzare assieme, grazie a questo ci si è resi conto che anche le proprietà del materiale cambiano. Cioè, quando questa molecola è da sola in un cristallo, quindi questo cristallo è basato sulle interazioni OH-OH, avrà certe proprietà, un certo punto di fusione o una certa solubilità. Quindi questa molecola nel cristallo si scioglie perché le interazioni OH-OH si rompono e si formano interazioni di solvatazione. Ma quando la stessa molecola è nel cocristallo, le interazioni da rompere sono diverse e quindi una proprietà importantissima come la solubilità viene alterata rispetto a una sostanza singola, a una sostanza contenuta in un ecocristallo. Quindi, se siamo in grado di progettare dei materiali in cui una molecola di interesse, ad esempio un farmaco, viene co-cristallizzato con un partner innocuo dal punto di vista della salute, questo cocristallo avrà una solubilità diversa rispetto al farmaco da solo, perché è basato su altre interazioni. Ora, la solubilità, ad esempio, è un parametro importantissimo nel campo della progettazione di un farmaco, perché la progettazione di un farmaco parte dalla progettazione di una molecola che deve essere attiva sul target biologico, ma non può prescindere dal fatto che poi quella molecola deve essere somministrata. Quindi, se io progetto una molecola ottima per aggredire un certo target biologico, ma questa è insolubile come un sasso, non c'è modo di formularla, non c'è modo di fare una compressa che poi venga assimilata. Allora, una via d'uscita da problemi tipo questi è quella di cercare di convincere la molecola a co-cristallizzare con un partner in cui le interazioni, che facciano delle interazioni che permettano la solubilizzazione, la biodisponibilità diversa rispetto al farmaco di partenza. Quindi il campo dei co-cristalli negli ultimi decenni è stato veramente esplorato in modo sempre più
approfondito, specialmente nel campo farmaceutico, che è appunto un po' il campo leader nell'esplorazione delle proprietà dei ecocristalli, perché in base alla progettazione di materiali diversi si possono ottenere dallo stesso principio attivo profili di biodisponibilità diversi e quindi farmaci con una performance diversa. Altri campi dove si può applicare questo concetto sono tutti quei campi in cui è importante correlare le proprietà di una molecola come tale allo stato solido con proprietà tipiche del solido, così come poi deve essere usato nel materiale, quali appunto il punto di fusione, la resistenza alla decomposizione all'aria, la solubilità, la velocità di dissoluzione. Quindi sono tutti concetti che sono legati alle interazioni all'interno di un materiale, quindi il cocristallo può servire a veicolare una molecola all'interno di un materiale andando a regolare finemente le proprietà del materiale.